Ma buon dì a tutti amici di Doppia Frizione, siamo tornati in questo Doppia Frizione Reaction che dovrebbe uscire questo martedì barra mercoledì, perché sono un attimino in ritardo con i tempi, e volevo informarvi che il Doppia Frizione Reaction verrà spostato al sabato, così da lasciare alla settimana magari vlog, magari prove su strada e quant'altro ancora. Quindi direi che possiamo iniziare con il video che ho già qui, tutto pronto, e direi che possiamo subito iniziare. Ok, ragazzi di Svezia. Crest. Ok, sempre di Svezia, Skoda che va a innevarsi Oh, è arrivato un po' troppo. Ah, questo qui dovrebbe essere per C2. Oh, questo qui dovrebbe essere Ogier o Evans, non sono sicuro. No, danni sordo. E Neville. Tutti nella stessa curva. Ok, sempre quello di prima. Sai che non è arrivato alla fine. Ok, un'altra Skoda. Sì, svedese, non li so, qui devo averci due. Ok. Questo qui si è proprio infossato. Ok. Questo qui dovrebbe essere Scandola. Sì, è Scandola. È italiano. Ok, Skoda fa gara 5 di nuovo. Oh! Roman, non so chi sia. Ah, forse da un'altra angolazione. Oh, la neve è bastarda. La neve è troppo bastarda perché sembra soffice, però quando gli arrivi contro. Ok, un Evo 9 che va contro la neve. Stranissima questa cosa, eh. Oh, forte scortare S. Su due ruote si rimette in carreggiata. Attenzione. Ok, R5 sempre. La bandiera spagnola. Questo qui è Junior. Ah, italiano. Buffaroli. Non li conosco sinceramente. Cappottone incredibile. Mamma mia. Ah, questo qui è Tana che cerca di superare Mick. Però non ci riesce. E va a infossarsi. E Mick se ne va tranquillissimo. Bel salto. Bellissimo, proprio sul limite. Sentite che rombo che hanno queste macchine. Oh, Santini, minchia. Che bello essere innevati così tanto. Fabio R5, velocissimo. Bellissimo. Oh, che bello l'imitatore. Ah, Ford Escort. Ah, questo qui dovrebbe essere Solberg. Questo qui è Solberg. Wow. Che bello il suono anche della Escort. Bellissimo. Io volevo andare a vedere la Svezia, tanto che non avevo tempo. Volvo drittissimo proprio sulla neve. Oh mio Dio. Aia. Ah, la ruota posteriore sinistra si è disassata. Forse è il Volvo di prima. Forse è il Volvo di prima. Poverino, questo qui si è direttamente cappottato. Honda Jazz. Dai, Civic. Oh, passiamo ad un rally su terra. Peugeot 208. Di traverso si dà il giro e riesce a ritornare giù. Ok. Fiesta R5, Albero, non l'ha preso Albero, però comunque si è cappottato. Ok, cos'è? Oh, 208, ribaltone, madonna. Madonna, però si è messo a lato, giusto? Allora, lì c'era un tipo che faceva il segno che c'era una macchina ferma, lui non ha probabilmente capito. Questo qui ha spaccato il motore. Ha lasciato giù la scatola, se non ho visto, la scatola del cambio. Oh, ma tutti così devono cadere, vabbè. Penseremo dove? C'è un burrone. Paraurti. Paraurti non serve, peso in più. Madonna, che cattiveria.
ok? C3, cioè DS3, contro Skoda, tutti e due R5. Mamma mia, togliti dalle paghe! DS3 non si toglie, eh? Ok, Fabio. Oh, dritto! Mamma mia. Se non ci fosse stato quel burrone. Non ho visto molto bene. Gli ha tipo preso una roccia e gli ha dato il giro alla macchina. Twingo! Credo che sia il campionato francese. Dritto contro l'albero. BMW! Madonna, che dritto! Questo qui non è che è andato dritto, è andato... Mamma mia! Ha quasi preso la macchina della sicurezza. Dove sta andando? Dove? Ma dove? C'è un punto? Ok. Sono in mezzo a un campo, tipo... Oh, questo qui dovrebbe essere il 306. Va bene. Ok, BMW. Prendo un settellino in chioda. Oh, li ha presi tutti e tre. Ha avuto... Oh, Audi. Albero. La 3S3, cioè la 3. Madonna, c'è un po' di ghiaccio, mi sa. Un po' di rugiada bastarda. Golfino di traverso. Ho preso un fosso. Si è andato a infossare qui. Ok. Toyota, mi sembra. Oh madonna. Ok. Oh madonna, ma c'è un Madonna, questa macchina è inguidabile, veramente. Mamma mia. E così non può. Niente, ha preso anche un. Ha preso anche un paio di ruote. Questo qui era in rettilineo. Cioè, non puoi girare così. Mamma mia, ma ha fatto un 720, dai. Ma cosa è successo? Vabbè, il 208 si ribalta. Su due ruote. 208 R5 italiano. Qui dovrebbe essere... Oh mio Dio! Così ha perso una ruota di brutto. Così dovrebbe essere Rally di Monza, qualcosa del genere. Aia. Così non ha più la ruota direttamente, da quanto si può vedere. Ha preso anche fuoco. Crione Williams! Da quanto tempo? Prende la ruota e si ribalta. È naturale! Cioè, era scontato. Fiesta ST sul circuito. Oh mio Dio! Madonna! Il liscio. Come ha fatto tenere? Qui solamente Gesù l'ha tenuto. Cioè è andato lì, l'ha spinta giù. Ok, campionato argentino. Questi qui li seguo perché si spaccano troppo. Come potete vedere, non mi frega niente della macchina, basta che vincono la gara. Addirittura una sopra l'altra. Ok. Fuori. In mezzo alla pizza. No, che è uscito. Però, come potete vedere, una macchina davanti fa tutto sto casino. Ok, motocross. Mamma mia! Questo qui è bruttissimo. Madonna, quanti sono scesi. Oh mio Dio. Sì, vabbè. Madonna, cioè, questo qui si vedeva già da subito che non aveva il culo. Ok, NASCAR. No, dai, ma come hai fatto? Cioè, qui... per carità. No, questo qui ha fatto proprio... Il passato, cioè, proprio è andato a prendere. Macchina davanti, come vi dicevo. E dietro tutto il casino. Meno male che stavolta non è successo. Ecco, gli spruzzi di terra che vedete è perché la macchina è così tanto bassa che se va nell'erba la taglia. Fa come un tagliaerba. Questo ha fatto un bel botto contro il muro. Come potete vedere anche il cofano si restringe per attutire tutta la botta. Madonna, ecco, come potete vedere, una macchina, basta una macchina per far scontare 6 macchine. Questo qui ha preso anche fuoco, madonna, poverino. Meglio che ti fermi subito, sai. It's amazing that Coughlin and Sargent both avoided. È arrivato il pit stop, tranquillo.
fatto bruttissimo. Ha perso il controllo, ha preso un altro ed è andato contro il muro. Madonna, ma quanti incidenti ci sono oggi della NASCAR? Questo qui è messa veramente male come macchina, cioè si è stortato, è diventato un boomerang. What is it like for him to be dealing with this kind of track at these speeds as he's, I mean, the sandwich getting bopped around there. Toccatine. Oh, big trouble. No, 1, 2, 3, 4, 5 macchine coinvolte. Almeno però se fosse stata la fine sarebbe arrivato. Ah, Daytona, due giri. Mamma mia, ha preso. Ha fatto un saltino la macchina davanti, se avete visto. Guardate qui quante macchine che sono coinvolte. Sentite solo il suono. Tutte le volte che battono, sentite tum, 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 tum. Altro. Sono state tipo una decina di macchine. Ma. Gli è esplosa una ruota, mi sa per andare. Cioè. Così è proprio bastardo. Oh! È passato in mezzo! Sì! No, dai, questo qui è proprio. Quello davanti l'ha salvata. Quello dietro, per paura, ha girato il volante di un millimetro e ha preso via come se non ci fosse un domani. Ma veramente, Daytona 500. Contro il muro è 300 all'ora. Come potete vedere, 3-4 macchine sono state coinvolte nell'incidente. Non ce n'è mai una, a parte quella di prima che gli si è esplosa. Dai, però poi l'ha girato. Adesso non so come sono le regole americane della NASCAR, però comunque girare un pilota, magari non volontariamente, però così, non è molto, molto bello, no? Ancora NASCAR. Guarda, ha spinto via anche questo. Madonna, che botta. Oh, che mica machine. Oh, si rotto un botto. Contro le recensioni. Madonna. Mica machine ancora. Oh, capottone. Contro le recensioni. Se non ci fossero quelle recensioni sarebbero morte tipo 10.000 persone. Questo qui è piroette come se non ci fosse un domani. Ma neanche in equilibrio. Niente, ok. È ritornato giù. Oh, porca. E ok, siamo arrivati alla fine anche di questo doppia frizione reaction. Come ho detto, il prossimo episodio sarà questo sabato. Così da lasciare tutto il resto del tipo vlog eccetera al martedì, mercoledì e giovedì. Io direi che questo doppio episodio reaction finisce qui. Io vi aspetto negli altri video e arrivederci a tutti.